Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video YouTube. Sono qua con Enrico Zenoni, Ed e Emilio Rossini. Tutti e tre crossfitter, io sono Emanuele Viviano e facciamo crossfit da circa allo stesso tempo, 6-7 anni, una cosa del genere. E facciamo questo video perché vogliamo parlare di un argomento che sembra quasi un tabù. No, però che non dovrebbe essere un tabù, esatto. Perché parliamo di doping oggi nel CrossFit, cioè il nostro ambito, e niente, volevamo semplicemente farci una chiacchierata in amicizia, esatto. Su quello che ci è successo in questi 7 anni, cosa, le nostre sensazioni, quello che insomma un po' è stata la nostra... il nostro percorso nel CrossFit, le nostre esperienze. E per chi non lo sa, che non è del CrossFit, voglio far capire solamente una cosa: come funziona il circuito CrossFit. Ci sono gli Open, che è la prima fase per raggiungere CrossFit Games, che è la fase finale, ovvero le Olimpiadi del CrossFit, quindi Open CrossFit Games, dove in Europa parliamo in Europa 160.000 uomini che partecipano. 160.000 uomini nel mondo. Ah, 160.000 euro. 40.000 penso, perché eravamo in 4.000. Sì, anche 50.000, sì, con in 4.800 Europa, eravamo ai quarti. Ok, perfetto. Quindi, per dire, 160.000 uomini, 160.000 donne nel mondo. E funziona a continenti, quindi per quanto riguarda l'Europa c'erano circa 40.000 persone a partecipare agli Open. Da lì c'è stato un taglio al 10%, ovvero... alla fase successiva passavano in circa 4.000, esatto, giusto? Quarter final. Che sono i quarter finals, appunto. Di questi quarter finals, quindi 4.000, c'era un taglio molto più netto che era su 60 persone solamente, quindi 60 uomini, 60 donne, e per poi che accedevano alle semifinali. Esatto. Le semifinali quindi sono in presenza e saranno a Berlino i primi di giugno. Da queste semifinali, i primi 60 europei, quindi gli 11 migliori vanno ai CrossFit Games. Esatto. Okay? Che è il sogno di tutti i CrossFitter, giusto? Sì, direi sì. Quindi questo era giusto per farvi capire come funziona il circuito per chi non conosce. Allora, abbiamo deciso di fare questo video perché parlando tra amici, ci conosciamo ormai da parecchi anni, ci siamo ritrovati in un punto comune, ok? E questo punto comune era il fatto che quando abbiamo iniziato a fare le prime gare ci si ritrovava delle persone, owner di palestre o comunque personaggi che nel mondo che ci girano intorno, esatto, che con più esperienza di noi in quel momento, esatto. Ci veniva detto che per arrivare a determinati livelli, okay, bisognava fare uso di sostanze. Bisogna perché, passare da lì, esatto. Esatto, non c'è solo il duro lavoro, non c'è la dieta, non ci sono i sacrifici, ma c'è il fatto che devi prendere determinate sostanze per riuscire ad arrivare. Sì, ti devi, ma com'è per arrivare in regionale? Sì, ma lì sono tutti dopati. Non vedi fisici, non vedi le forme, è impossibile arrivare a quel tipo di fisico, esatto. Quelle prestazioni. E quindi un ragazzino che eravamo noi, cioè quando chiedevi ti viene risposta questa cosa era tipo, cioè allora, almeno per quanto riguarda me, era, ma allora, cioè perché devo continuare a fare uno sport dove sono tutti dopati? Non ha senso, no? Certo. Poi pian piano però scopri che allenandoti e comunque... Per fortuna è arrivato Enrico Zenoni. Per fortuna è arrivato Games. E possiamo finalmente dire che cioè questa cosa è stata comunque... Era il mito sfatato. Hai sfatato il mito per quanto mi riguarda. Nel senso, magari all'inizio succedeva spesso che anche alle prime gare, magari che andavi bene, sì, ok, ma intanto che sei giovane, magari è così, ma poi più avanti, certo. Diventa più difficile, certo. Perché entri in un altro mondo. In realtà è stata una cosa molto a step, quindi non è che da un giorno all'altro boom si arriva ad essere il campione del mondo. È una cosa che è partita allenandosi tutti i giorni con costanza, si sono fatte le prime gare, si sono fatte le prime anche risultati. Ci sono comunque 7 anni. Sì, sì. 6-7 anni. 5. No, no 5. Sì. Sì? No, 5. L'anno scorso era 5 anni, sì. Ah sì? Bastardo. Come 5 anni?
5 anni che faccio CrossFit. Ma che cavolo, questo è il sesto. 2016. C'è stata anche la quarantena, no? Fine 2016. Sì, ma sono 6-7 anni ormai. Quindi comunque dopo tot, esatto, dopo tanti anni alla fine ce l'ho fatta. 5 anni. Dopo i tuoi anni di fatica hai dimostrato. Sì, no, sono riuscito ad arrivare per la prima volta in semifinals, e dai semifinals sono, cioè, sei preso lo spot, esatto, mi sono preso lo spot per i games, e quindi, cioè, detto sinceramente, rispetto a quello che pensavo prima, cioè, tutto il mondo si è ribaltato, quindi in realtà non erano tutte cazzate quelle che avevano detto, esatto. Te ne accorgi man mano negli anni, perché man mano riesci ad andare avanti, a fare risultati, dici, cazzo, ma sono arrivato fino qua senza, e allora anche lo step dopo, lo step dopo, lo step dopo, e alla fine quindi scopri che, esatto, sta sempre a te la scelta, quindi la decisione, se cercare la strada più facile oppure quella più lunga, sì, giusta, esatto, quella più lunga e alla fine quella che porta i veri risultati, quella giusta, esatto, quella giusta, quella giusta. Oh, 5 anni fra, comunque. Oh, 2016, no, fai 2016, fine 2016. È come se fosse, facciamo che fosse, ci siamo nel fine 2023, così completiamo l'anno. Ma 2022 io sono passato i games, fra 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anni di cross. Vabbè, vabbè. Sì. Quindi questa è stata l'esperienza di Zen. E per quanto riguarda la tua? Sì, inizialmente io ho iniziato più o meno nello stesso periodo in cui ha iniziato Enrico. Inizialmente anche a me sono state dette essenzialmente le stesse robe, quindi che per arrivare a certi livelli, a un certo livello competitivo, dovevi per forza passare da uso di le bombe, di bombarsi, esatto, e in verità io ho iniziato a crederlo anch'io, ok? Col tempo poi, col passare degli anni, vedendo che miglioravo, poi c'è stato, vabbè, il periodo del Covid, mi sono fermato un po', ho ricominciato con Ronin, con Frederick, che mi ha portato fuori da questa situazione, ho visto che miglioravo, i risultati arrivavano. Nel 2022 sono quasi rientrato nei 60, dove quest'anno sono riuscito a rientrare, ho visto che si poteva fare e ho iniziato a crederci. Ho smesso piano piano, gradualmente, di credere nella teoria che per arrivare là bisognava per forza passare da quello, semplicemente non cercando quella scusa, ok? Credendo nel processo, assolutamente, perché credo adesso, convinto al 100%, che tutto ciò che si ostacola tra me, si mette in mezzo tra me e il mio obiettivo, alla fine sono tutte scuse, sì, che mi creo, perché non è facile, perché ci sono dei sacrifici da fare, perché tante volte magari ci sono dei lavori che non ci piace fare, e quindi è più facile dire, ok, per arrivare là bisogna fare determinate cose, piuttosto che affrontare il problema e step by step, quindi senza correre da nessuna parte, perché comunque se ci abbiamo impiegato tutti lo stesso tempo, più o meno, secondo me non è proprio un caso, certo. Ok, cioè vuol dire che ci vuole tempo per tutti, siamo arrivati adesso, comunque se penso al mio obiettivo che ho da sempre, è quello di almeno arrivare a fare regional. Ci sono i regional o semifinal, quelli che erano i regional, ci sono riuscito, guardo indietro e vedo tutto il tempo che è passato, tutti gli allenamenti fatti e anche tutte le volte che ho cercato delle scuse per che mi rallentavano in questo processo. Ok, e nulla, quindi adesso siamo
una cosa che ho avuto io, siamo qua, di vantaggio magari rispetto a te, che dall'inizio magari quando me l'avevano detto non ci ho mai creduto. Bravissimo. E quindi ti ricordi che all'inizio, i primi anni te l'avevo sempre detto, magari tu mi dicevi no, mi hanno detto questo, e ti dicevo ma no, non crederci. Enrico è stata la persona che mi ha fatto veramente capire questo valore qua, cioè il fatto, lui mi ricordo, ne parlavamo, e io gli dicevo ma sì, è così per forza, e lui invece mi diceva io non ci credo. No, sì, ma forse ci ho iniziato a pensare quando lui mi ha detto guarda che stai trovando una scusa, cioè ti stai giustificando semplicemente, ok? Sì, era una cosa che guardando anche i video magari degli altri Athletic Games che ne parlavano, e tutti dicevano la stessa cosa, sì. Che inizi a pensare che sia così quando pensi che tutti gli altri lo facciano, invece è una scusa che ti crei, o comunque un concetto che c'è in giro, sì, che è sbagliato. Sì, sì. E quindi da subito io ho creduto quello, mi sono sempre allenato con quella idea lì. Sì, ho avuto anche il vantaggio di aver raggiunto anche quasi sempre gli obiettivi, anche magari quando ero ho fatto le prime gare, lo sono sempre andato bene. Sì, però magari non hai fatto niente di diverso da quello che abbiamo fatto, cioè nel senso ti sei allenato con meglio, con più testa, perché già probabilmente avevi la mente aperta, capito? Cioè eri più avanti. Sì, poi era anche come una sfida che ti fanno, cioè quando mi dicono qualcosa in generale cerco di fargli capire che non ho ragione io. È il modo migliore per fare. Questa è la differenza anche tra me e te. Sì, esatto. No. Comunque esatto, comunque un atleta di super livello. Assolutamente. La vostra esperienza è la mia come quella di Emilio. Inizi e pensi di... ti viene detto che non è fattibile così, dopo capisci che tutto è fattibile, il figo è quello, perché dopo riguardo indietro, rivedo quelle persone che me lo dicevano e posso guardarli in faccia e dire raga, quindi come la mettiamo? Cioè, è così, quindi quello è tanta roba, sono molto contento di aver continuato ad allenarmi e non aver trovato scuse, quindi come tutti noi. Ed è figo questo. Sicuramente anche il fatto di circondarsi di persone positive con questa mentalità fa l'80% del lavoro, secondo me, nel senso che finché sei circondato da persone che ti dicono guarda che non ce la fai mai, è così, è inutile che ti alleni, cioè diffidate comunque da queste persone, ragazzi, perché non hanno ragione. No, assolutamente non hanno ragione. E la cosa che anche parlavamo prima del video era, cioè quando le persone realizzano che si può fare, certo, è una cascata dietro l'altra di vittorie, ovvero Enrico Zenoni ha dimostrato in Italia che nessun italiano c'era mai riuscito ad andare a questi CrossFit Games tramite regional e semifinal. Perché era impossibile. Perché dicevano impossibile. Lui ce l'ha fatta, e quest'anno, nel 2023, esatto, in 7 uomini e 3 donne, 10 persone, 10 maschi e 2 team. Tra l'altro, in teoria, penso che l'Italia sia rappresentata. In Europa siamo forse spagnoli, se ne hanno uno in più. Siamo passati da 3-4 a comunque a 7, quasi raddoppiato. Quindi lui ce l'ha fatta, le persone hanno iniziato a crederci di più. E quest'anno c'è stata un'esplosione di italiani. Ha sbloccato il livello. Enrico Zenoni ha sbloccato il livello italiano. Figo però. Io lo credo davvero. Cioè non può essere un caso, non si può dire che è un caso che quest'anno c'è più gente competitiva, anche un sacco di e comunque tanti italiani che magari non sono riusciti a passare erano vicini, cioè è stata proprio una c'era tante persone che ci credevano, ce la siamo tutti giocata, e ci si credeva, e quindi penso di più rispetto magari all'anno scorso, dove c'erano magari i ragazzi confermati che si sapeva che ce la potevano fare. Quest'anno ci sono state più sorprese, sì, e sì. Più persone, quindi ad esempio Emilio, l'ho guardato anche sui social, lo guardi e dici ma questo è un atleta, però alla fine siamo qua, quindi anche questo è molto figo. Ah sì, assolutamente. Quindi ho giusto un attimo, ho tre domande,
ok? Una mi è venuta, due le avevamo decise e una mi è venuta. Quindi, prima domanda, Emilio, sì. Cosa diresti alla persona o le persone che all'inizio, quando hai iniziato, ti dicevano per arrivare lì, ai regional semifinal, e devi doparti? Ok, direi che non è assolutamente vero, perché evidentemente si può fare, che col duro lavoro, il duro lavoro ripaga, e se continui a crederci con la giusta mentalità puoi arrivare a fare quello che vuoi. Quindi, giusto, e quindi quello che aggiungerei io è anche un se tu persona non sei riuscito a fare determinate cose, non dire cose a caso, non giustificarti, certo, con ragazzini o persone che si avvicinano a questo assolutamente, mondo, perché assolutamente vai a demoralizzare, a diciamo a distruggere anche un atleta sul nascere. Sì. Poi soprattutto è molto più facile magari quando invece, piuttosto che sentirsi dire così, sentirsi dire no, è possibile, basta che ti impegni, esatto, alleni con costanza, esatto, e non perché fai i tuoi sacrifici ci può arrivare. Quindi il ragazzino, qualunque altra persona che vuole, ma vuole era, è l'opposto, cosa, esatto, a, diceva ha molta più ci crede. L'aspetto mentale di questo sport è fondamentale, è veramente la parte più 90%, esatto, anche secondo me c'è la genetica, però la mente, bravissimo. E quindi se tutte le persone con più esperienza avvicinano le persone al crossfit, perché è giustissimo, è un bellissimo sport, però invece di dire allenati, fai il tuo, ma se vuoi competere devi bombarti, sbagliatissimo, andassero a dire se ci credi fino in fondo e lo vuoi veramente e non cerchi scorciatoie, ci arrivi, e non mollare quando magari hai momenti di difficoltà. Cambierebbe tutto, magari avremmo 20 atleti italiani ai anche stage. Tenere qui i ragazzi con i piedi per terra, assolutamente, perché credo che tante volte ci sono un sacco di emergenti fortissimi che hanno magari un exploit esagerato perché sono super forti geneticamente portati e magari super fomentati, vengono, non hanno la testa, esatto, ma perché? Probabilmente perché gli è sempre stato detto di essere bravi e pensavano di essere bravi, poi quando magari arrivi alle qualifiche e ti scontri con la realtà vedi che non è più così e dopo ti viene detto ma quel tuo avversario è pieno, no, ma anche quello, anche l'aspetto mentale è brutto, trovarsi una porta in faccia, vabbè, giusto, ok, e la porta in faccia probabilmente fa bene qualcuno. Se la sai affrontare a piccoli step, perché se fai i passi lunghissimi e ti trovi davanti il muro, probabilmente torniamo indietro al discorso, certo, del quello è dopato, quello di là, bisogna fare di lì, bisogna fare quella cosa. Oppure smetti addirittura, oppure e dici vabbè, vado, faccio weightlifting, faccio qualcos'altro, perché no, cioè non fare serate, esatto, non fare serate, nel caso fate le serate che è meglio. Che ogni tanto si può fare una serata, bisogna fare serate per mollare lo stress. Domanda 2 ad Enrico Zenoni. Sì. E quando sei qualificato per i CrossFit Games ti hanno fatto un test antidoping? Sì, mi hanno fatto il test antidoping, lo facevano i primi 5 più ai semifinals. Ai semifinals, sì. Okay. Là ti hanno... Sì, cosa è successo? Hai finito il workout l'ultimo? Ho finito la finale e arriva subito il, diciamo, la persona che è addetta a te per scortarti alla sala antidoping, quindi diciamo non puoi fare niente, bisogna andare a prendere la carta d'identità. Questa persona ti sta attaccata tutto il tempo, arrivi poi nella saletta antidoping, aspetti che il dottore ti chiami per fare il test, fai la tua pisciata nel coso e poi i risultati non so quando arrivano, di solito loro ti dicono che se ti arriva la mail è perché sei positivo, a me non è mai arrivato niente, certo, e quindi non ti avvisano se sei pulito. E non è solo poi semifinals, perché poi quando arrivi ai Games rientri in questa lista di atleti d'elite. Atleti che potrebbero farti un test a sorpresa in qualsiasi giorno dell'anno. Quindi io ogni 3 mesi devo mandare questo format a CrossFit dove dico dove sono, quindi se mi sposto di casa gli dico il mio indirizzo principale e poi tutti i vari posti dove mi sposto.
perché loro potrebbero venire a sorpresa, sanno dove venire nel caso, perché ti avviso il giorno prima e poi venire a fare. Quindi comunque anche durante l'anno c'è il controllo. Quasi paradossale che più vai su di livello più diventa difficile, cioè, fare qualsiasi controlli, sai? Quindi addirittura è più facile trovare atleti dopati probabilmente alle gare di quartiere piuttosto, certo, che ad alti livelli. Sì, sì, quello è quello che ho capito addirittura in questi anni, cioè con paradossi, sì, però sì, in realtà è così. Che è giusto, ed è anzi giusto. Dovrebbe probabilmente a qualsiasi gara di quartiere, so che è difficile, non è magari fattibile, non lo so, però almeno... almeno i proprietari della gara, gli organizzatori, dicano a questa gara potrebbe venire il controllo antidoping. Secondo me già là la gente inizia a strizzarsi un po'. In verità ci sono state delle gare che hanno fatto ci così. Sono state. E la cosa tremenda è che c'è stato un abbassamento delle iscrizioni magari. Allora questo è assurdo nel senso, no, esatto. Però comunque se vogliamo andare nella direzione dello sport più pulito possibile, assolutamente, anche legare... certo, io sono d'accordo, anzi non mi ricordo se mi ero iscritto a quella gara, tra l'altro, che mi è venuto in mente. Ah, sì? Mi sembra di sì, che tutti sono scappati, non per quel motivo là, però obiettivamente è tutti sono scappati, certo, quindi sì, cioè... sei controllato che stai giocando ad armi pari con gli altri. Perché poi obiettivamente si parla sempre di quella cosa lì, no? Non è bello sapere o avere a che fare con una persona che sta facendo quello che stai facendo te, cioè in una gara stai competendo una persona che potrebbe avere essere a rischio, prove, esatto, e quindi non essere ad armi pari, cioè è una cosa ingiusta, anche se credo che comunque il doping non ti dia quel vantaggio che pensano tutti. Bravissimo. Uno, perché in teoria ci arrivi pulito in gara e di conseguenza ti immagina che ti stai allenando fortissimo, ok? Fortissimo per tutto l'anno, arrivi prima della gara che stacchi, perché se no arrivi là ti trovano positivo. Adesso magari non tutte le gare di... in tutti gli sport, certo, è importante. Sto dicendo, tu arrivi lì e che magari prima andavi a 150, adesso stai andando a 90 all'ora, a 110 all'ora, mentalmente, come dicevamo prima, l'importanza della testa, ti senti in deficit comunque, certo, ti senti al 100% della forma. Probabilmente sarà difficile che in gara riesci a rendere davvero bene. No, certo. Okay? Quindi soprattutto secondo me sì, magari è tipo nel qualifier online è più probabile che ti ritrovi più indietro, tipo nel mio caso quando ho fatto Vodapalooza, cos'è stato, 2 anni fa, ero appena rientrato negli RX, quindi ero l'ultimo degli RX, certo, qualificato, e poi quando sono arrivato in gara sono arrivato secondo, sì, ed è assurdo pensare che comunque avevi davanti sono 40 persone e poi invece poi che poi non saranno tutti dopati, sì, però vuol dire Enrico Zanoni in gara si trasforma, esatto, perché è un animale non da parla da più così simpatico, no, esatto. Sì, sì, esatto. Oh Zé, questo lo vinci, sì. E se lo batti, ne ha parlato per 3 giorni, sono concentrato quando faccio le gare, però sì, cambia che magari tanti, esatto, hanno magari più la testa quando sono dentro al box, gli viene molto più facile, certo, fare le cose, mentre invece quando arrivano in gara perdono. Però c'è anche magari quella parte lì in cui al box puoi fare quello che vuoi, sei sicuro, certo, che non ti controlleranno mai, invece in gara, certo, sì. Però alla fine... Non tutti, anzi, no, magari no, soprattutto ad alti livelli, come dicevamo prima, meno di quello che si pensa. Certo, sì, però ovviamente c'è chi fa uso perché comunque vengono squalificate persone ogni anno, quindi certo, c'è qualcuno che non l'ha ancora capito. Sì, e poi comunque sempre se guardi su a livelli inferiori, adesso comunque il buon traguardo arrivare a fare il semifinal eccetera, ma penso che quelli che squalificano i 40 squalificano i games sono ancora un'altra categoria negli ultimi... penso anzi che forse Garard è stato il primo della storia a essere stato beccato, forse ai Games, non lo so,
durante i games, dico. Magari cioè, comunque tutte le altre persone vengono prese o trovate prima. Sì. Ok. Ah, soprattutto dico, se mi fa. Credo sì. Che. C'è già una. Cioè, No, quello a conferma di quello che dicevi prima tu, no? Ai livelli alti si pensa che sono tutti combinati uguali. Probabilmente non è così, ok? Secondo me non è così. Sono convinto anch'io. Bene. Anzi, io e Emilio, per il nostro piccolo, possiamo dire che ai regional semifinal si può arrivare puliti. Ah, sì. Assolutamente. Ai games non lo so, però abbiamo qua la Teta Games. Che ci può confermare la cosa, è stessa roba per me, e quindi niente ragazzi, non bombatevi, non bombatevi, soprattutto ma anche perché soprattutto non ne vale la pena, cioè non i rischi, ma al far fuori dei rischi non CrossFit non girano soldi, sì, non, è uno sport povero, diventate calciatori piuttosto, dopatevi, fate calciatori, il messo della situazione, vero? E no, comunque io ci tenevo a fare questo video soprattutto anche per i ragazzini che iniziano, perché tengo nella mia palestra ho un gruppo di teenager e far sapere comunque che comunque ci metti la faccia tutto quanto su queste cose e del fatto di non e di parlarne anche, certo, e di dirgli se veramente vi piace questo sport potete arrivare dove volete, se ci credete, se avete voglia, sì, disposti a fare determinate sacrifici, scelte e tutto quanto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio Emilio per averci ospitato nel box, sì, bellissimo, e Enrico che è campione italiano del CrossFit. Tra meno di un mese il campione italiano del CrossFit è bruttissimo, però è così, è vero, sì, no, ci sta, anche speriamo se di confermarci, esatto, ovviamente non sarà per sempre, mi dispiace, arriverà un altro Enrico Zenoni, ma perché sarà una tua scelta mollare, non sì, perché sì, e niente, spero vi sia piaciuto questo video e ci vediamo nel prossimo e statemi bene, ciao ciao ragazzi.